L'orizzonte è la linea che sottolinea l'infinito, diceva Victor Hugo. Le nostre indagini ci conducono in Abruzzo per spostare i confini dell'anima. Il più famoso commissario d'Italia su due ruote è pronto a farci da guida su nuovi e audaci percorsi. Sono Marco Saligari, per tutti il commissario. Sono in Abruzzo, esattamente a Vasto, e oggi vi porterò alla scoperta della Costa dei Trabocchi lungo la Via Verde. Seguitemi. A fargli compagnia ci sono nuovi e preziosi collaboratori, perché per risolvere un caso on the road è meglio farlo su quattro ruote, con due cuori e quattro gambe che si muovono all'unisono. Ciao Andrea, finalmente ci conosciamo. Buongiorno Marco e benvenuto nella riserva naturale di Punta Derci. E dove ci troviamo adesso? È il punto preciso di partenza, direi. Quindi oggi faremo una parte in strade sterrate e una seconda parte su una ciclabile, ma quello lo scopriamo dopo. Sarà un piacere pedalare con te. Quindi sono nelle tue gambe, o meglio, nelle tue mani. Pronto. Quanto viene utilizzata la gravel sulle strade bianche qui in Abruzzo? Ma allora, a Vasto nello specifico, devo dire che il territorio favorisce la tipologia di bici, perché con le varie società che ci sono, sportive e ciclistiche, ce ne sono tante, ma tanti adesso si stanno avvicinando alla gravel. Perché? Perché abbina la ciclabile asfaltata e le strade bianche. E poi da dove nasce questa capacità di conoscere ogni dettaglio di questo territorio? Io credo che sia proprio l'amore per il posto dove vivi e lo vivo in prima persona, quindi dal fatto di andare in bici o semplicemente fare una corsa e conoscere il proprio territorio penso che sia la cosa più bella. Spesso andiamo fuori per vedere tante cose non rendendoci conto che sotto gli occhi abbiamo tante bellezze qui in Italia. Ricordate che in gravel la postura è tutto: peso ben bilanciato sulla bicicletta, spalle e braccia sciolte per affrontare in sicurezza le salite, ma soprattutto le discese. Eccoli qua. Oh, buongiorno. Manuela. Ciao a te, Maurizio. Marco. Ciao. Buongiorno. Io con Andrea mi sono già lustrato un pochino gli occhi. Ma adesso dove ci porti? Adesso ti faccio lustrare gli occhi sulla pista ciclabile, che è la chicca di questa zona, che dovrà dare un volano di economicità in futuro. Ti seguiamo. Grazie. Ok, andiamo. Ci tuffiamo con lo sguardo nell'Adriatico, mentre il vento soffia alle spalle del nostro commissario. Tanti complici, un'unica soluzione. Maurizio, cosa c'è di interessante da dire su questa ciclabile? Allora, la ciclabile è nata sul vecchio tracciato della ferrovia, che è stata internata per permettere appunto la valorizzazione della costa. Certo che io una ciclabile con questa vista sul mare non l'avevo mai vista. Certamente, e noi abbiamo il mare e la montagna a mezz'ora. Quando nevicava una volta, nevicava forte, si sciava fino a maggio andavi a sciare e poi scendevi giù al mare a farti il bagno e a fare una cena di pesce. Quindi vi consigliamo di venirla a fare, perché oltre a utilizzare le gambe, qui si possono utilizzare moltissimo anche gli occhi. Certamente sì. Gravel la postura deve essere centrata e soprattutto le spalle e le braccia sciolte per assecondare al meglio tutte le sconnessioni del terreno.
insomma, davanti a un trabocco che sono la caratteristica del luogo. Manuela, pedali sulla ciclabile? Sì, pedalo sulla ciclabile quando ho voglia e bisogno di rilassarmi e diciamo che faccio abbastanza chilometri. E i risultati si vedono. Grazie. Quello che sembrava un giallo, ora ha i contorni azzurri color del mare o semplicemente del cielo che si specchia sopra di esso.